Allora, oggi sono tornato su un frangiflutti a pescare ad edging. L'intento è quello di prendere qualche grosso calamaro. Siamo nella seconda metà di gennaio, la stagione è in ritardo perché l'acqua è sempre stata calda e i primi calamari, diciamo quelli belli, cominciano ad avvicinarsi proprio in questo periodo. Nelle ultime uscite ho sentito gli amici, hanno preso calamari anche 7, 8 etti, 1 kg. Addirittura mi hanno detto che ne hanno preso uno 1,7 kg, però non con l'artificiale ma con il savaro, vale a dire col sughero, il sugherello morto e la speciale montatura, poi pescando con il galleggiante armato di Starlight. Allora, ho armato la mia solita canna, la Calamaretti, da 2020, e ho in bobina un trecciato PE1 a 4 capi, preferisco rispetto all'8 capi perché si rivela più robusto e di fatto questo è un filo giacca a diverse stagioni di pesca. Ho un terminale dello 0,24, ho attaccato un piccolo moschettone e la Totanara che più apprezzo, questa Giatsui, è un modello fuori produzione, ha dei colori verdognoli e attira molto i calamari, soprattutto con l'acqua pulita, evidentemente la confondono appunto per un sugherello o per un altro piccolo pesce di cui sono golose e quindi la vanno attaccare. Ho messo anche a circa 40 cm uno Starlight. Quei amici mi hanno detto: ma tu peschi sempre con lo Starlight e qua là? Dico: a me sta a sicurezza perché riesco a scorgere bene la Totanara quando arriva nel sottoriva senza che se vada a infilare in mezzo una pietra con il rischio di perderla. Ora mi hanno chiesto alcuni amici: ma ci spieghi come regoli la frizione, come va regolata? Allora, quello che posso dire è che il discorso della frizione è molto soggettivo. C'è chi la tiene molto stretta, proprio al limite, che dà filo solo quando il calamaro è grande e ovviamente pompa forte, quindi dà quel filo, cede quel filo sufficiente a evitare che si strappi la pelle del calamaro. Difficilmente un calamaro riuscirebbe a spaccare uno 0,24. A me però piace pescare con la frizione leggermente lenta, perché quando prendi un grosso calamaro e questo inizia a correre, a pompare, è piacevole vedere la canna che si piega ma anche il mulinello che canta, che cede filo. Quindi tengo sempre la frizione leggermente lenta. Questa frizione lenta poi mi aiuta anche nel caso ottenessi una precaria allevatura del calamaro o magari di una seppia, perché se lui dà una forte sifonata ed è attaccato un fil di pelle, diciamo così, con la sifonata c'è il rischio che questo lembo di pelle si possa rompere e il calamaro se ne va. Avendo la frizione più lenta invece le fughe vengono attutite. L'altra cosa, poi tenendo la frizione un po' lenta, quando vado a gercare sollecito il polso a una, diciamo, una pressione minore, evito proprio tendiniti secondo me, perché generalmente do belle gercate poderose e quindi questa botta che do viene parzialmente attutita proprio dalla frizione, che impedisce appunto di avere un contraccolpo troppo forte sul polso, oltre a evitare che la Totanara schizzi troppo forte, risultando spesso meno attrattiva, soprattutto per i calamari molto grandi. Infatti ci sono amici, e io anch'io sono convinto, che ritengono che gercare con estrema violenza, invece di attirarli i calamari, li intimidisce, li impaurisce, e quindi c'è il rischio che poi questi non vengano attratti dalla nostra esca, non si avvicinino, non lo attacchino con convinzione. Comunque, adesso è presto, il sole è ancora alto, servirà circa una mezz'oretta, un'oretta che il sole arrivi all'orizzonte e diventi scuro, a quel punto la pesca inizierà. L'obiettivo oggi è prendere un calamaro grosso e mi auguro che questo avvenga, magari un pesce sui 9 etti, 1 kg. Quest'anno ancora non ho preso 1 kg, mi sono avvicinato ma non l'ho preso e quindi spero che stasera, proprio perché le condizioni sembrano molto propizie, possa avvenire, anche perché mostrarvi la cattura di un esemplare molto grande è sempre un grande piacere e entusiasmante ovviamente per chi poi la consegue. Allora, mi sono spostato perché nella zona dove stavo non si è visto nulla. Di solito lì si prendono, è un po' più buia, però stasera c'è stato poco movimento. Invece qui c'è un lampione, un punto luce, e c'è stato movimento invece qua. Hanno fatto, mi sembra, 4-5 calamari. Quindi la speranza adesso è che qualcuno si avvicini e che mi consenta poi di prenderlo. Sono
quasi le 9 praticamente, l'ora migliore che era quella del tramonto è passata, però questa è una stagione un pochino anomala. A volte si prendono al calasole appunto al tramonto e a volte invece si prendono poi durante la notte. E uno può venire qua per dire alle 11, fa un lancio, boom, e prendere anche un bel calamaro. La cosa interessante è che stanno uscendo belli esemplari. Stasera credo che qualcuno di quelli che hanno preso era intorno agli ottetti, quindi bei calamari, magari a prenderne uno di quella taglia. Mi ha detto anche un amico che praticamente aveva allamato un calamaro, l'ha portato sotto e ha avvertito sempre un altro amico qua in zona che c'era un calamaro che lo seguiva, quindi ha rallentato un po' il recupero, ha concesso a quest'altro amico di fare un lancio, di tirare verso il calamaro che stava dietro e questo boom è partito, ha attaccato la dotanara e hanno fatto una coppiola. Questo è abbastanza frequente che si verifichi. Infatti quando uno recupera il calamaro appena preso deve stare sempre attento, perché più di una volta è capitato, almeno a me, di vedere un calamaro dietro, di slamare subito quello appena preso, di rifare un lancio e di prendere subito il secondo calamaro. Lo Starlight si sta rivelando prezioso adesso, perché qui è pieno di pietre, quando arriva sotto lo vedo ed evito appunto di far scorrere la dotanara in mezzo a queste pietre. Poi devo fare un pochino attenzione perché anche distante, lontano, ci sta una sorta di barriera di reef, e quindi quando faccio lanci molto lungo devo evitare che la dotanara arrivi troppo a terra, perché sennò è facile incagliare e poi incagliare là diventa un problema liberare l'artificiale. Sto alternando un'azione di pesca dinamica con giocate ampie a un'azione di pesca invece un pochino più rallentata. Recuperi lenti, pause e poi una cercatina. Questo un po' per ispezionare i vari livelli della colonna d'acqua, ma anche perché se c'è un calamaro particolarmente timido che si impressiona se la cercata è troppo ampia e la dotanara schizza via in maniera troppo rapida, in questo caso magari è indotto ad abboccare. Vedendo un artificiale che va piano, non si impaurisce, si avvicina, magari per curiosità tira fuori il tentacolo, gli dà diciamo un buffetto, diciamo così, e poi gli si avventa contro perché pensa che sia una reale preda. Adesso c'è poca gente, probabilmente mi sposterò anche su altri sassi in modo da coprire più tratti di questa porzione d'acqua. Vediamo. Allora, ho cambiato spot, sono andato in una zona con più luce dove avevano preso qualche calamaro degli amici e quindi ho detto provo lì, evidentemente c'è movimento. Sono arrivato e dopo 10 minuti, boom, ho sentito una bella trazione e si è attaccato sto bel calamaro. Sarà probabilmente sul mezzo chilo abbondante,
ha fatto divertire, tirava abbastanza e quindi niente, sono contento perché la sera volgeva il cappotto e invece improvvisamente è arrivato lui. Niente, provo a insistere perché non è escluso che ne possa uscire un altro, quindi crederci fino alla fine, vediamo un po' quello che succede. Adesso lo metto dentro una busta e poi vediamo un po' se riusciamo a fare un bis. A dopo.